Ciao amici, ciao amiche, mi hanno chiesto di parlare un pochino riguardo della sessualità. In particolar modo a riguardo dell'omosessualità. Dunque, la sessualità, io approfitto di questo per dire anche altre cose. Allora, come avrete capito dai video che ho messo, non soltanto miei, ma anche di altre persone, dove si spiega che le persone non vengono considerate veramente degli esseri umani con i loro diritti. Tra questa situazione, in questa situazione c'è anche il fatto che se uno è malato terminale non si può neanche suicidare in forma assistita. Ma perché questo? Perché pensiamo un attimo, allora, immaginiamo che tu sei proprietario di una fattoria e i tuoi animali abbiano imparato come suicidarsi. Questa è un'ipotesi ovviamente, perché gli animali non è che si suicidano tanto facilmente. A parte le pecore, che sembra che le pecore a un certo momento quando stanno male muoiono come se scegliessero di morire, insomma, a parte che lo so perché l'ho visto in un documentario che spiegava questa cosa strana delle pecore, che non è che si suicidano, però è la cosa in natura più simile al suicidio che io ho saputo. Dove la pecora quando sta male si lascia morire, ecco. Quindi l'essere umano, essendo una proprietà, considerata una proprietà e non un essere umano con i suoi diritti, il proprietario di questi esseri umani ovviamente non vuole che questi si suicidano. Infatti il suicidio è considerato un peccato grave dalla Chiesa, come se non più dell'omicidio, perché nel momento in cui qualcuno si suicida, ovviamente crea un danno al proprietario, no? Facciamo un esempio, diciamo, assurdo. In un ufficio ci sono delle fotocopiatrici, ci sono delle stampanti, ammettiamo che queste così gira si suicidano. Tu non lavori più, cioè non hai più il beneficio di questa attrezzatura che ti permette di diventare ricco. Ok? I proprietari degli schiavi, ovviamente, non potevano permettere che gli schiavi si suicidassero. Dice, noi umani ci tengono schiavi, per questo non vogliono che noi ci suicidiamo. Sì, praticamente è questo. Perché vedi, loro fanno anche un certo tipo di ragionamento. Se tu cominci ad accettare il suicidio assistito di un malato terminale, è come se tu legittimi che poi la gente si suicida perché non è che soffre fisicamente, ma magari soffre moralmente. Soffre moralmente perché è troppo povera. E infatti molti piccoli imprenditori si sono suicidati perché non sapevano più come fare. Magari si erano anche indebitati, è l'unica maniera, capito? Quindi un suicidio può essere spinto non solo da una causa di dolore fisico, ma può essere anche una causa di dolore morale, ecco. Quindi dicono che chi si suicida va all'inferno, insomma, ti dicono, ah sì, il girone dei suicidi, tutte queste cose che la religione si inventa per fare in modo che le persone non siano libere di scegliere, perché ripeto, tu sei proprietà, se vuoi andare a vedere le bolle papali, il diritto marittimo, tutta una serie di cose, ma anche molto prima in cui chi nasceva era proprietà del demanio, e tant'è vero che il primogenito nasceva, te lo prendevano, dopo un mese tu andavi e li pagavi e te lo ridavano, cioè, voglio dire, a sti livelli proprio, stiamo parlando migliaia di anni fa, eh. Perciò, insomma, voglio dire, siamo considerati schiavi, diciamo, proprietà di qualcuno, dice qualcuno chi?
vabbè, fate per due calcoli, poi capite da soli qualcuno di quelli là, ovviamente. Poi noi siamo posseduti da terrestri per conto loro, capito? Tutto quel discorso che è stato fatto intorno anche alla sessualità, che proibito prendere misure anticoncezionali. Voi immaginate se gli animali di una fattoria prendessero misure anticoncezionali. Dice, no, qui nella fattoria facciamo una vita di me. E allora noi adesso prendiamo le misure anticoncezionali, così noi ormai siamo qui, però non facciamo nascere i nostri cuccioli, non facciamo nascere i vitellini, non facciamo nascere le pecore, le galline, le mucche, le facciamo nascere. E no, perché questo rovinerebbe il padrone della fattoria. Quindi ci sono due cose che non sono permesse. Due cose. Il suicidio. Misure anticoncezionali. Queste due cose non sono permesse dall'etica religiosa. Non sono permesse, assolutamente. Infatti, vi ricordate quando si diceva: ah, ma come gira l'AIDS e non permette le misure anticoncezionali? Perché, cioè, loro dicono: se questi cominciano a suicidarsi per questo motivo, poi lo fanno anche per altri. Se questi cominciano a usare misure anticoncezionali per questo motivo, poi lo fanno anche per altri motivi. Quindi noi, come bestiame, proprietà di qualcuno, ovviamente non possiamo fare queste cose. Ecco lì che rientra pure il discorso dell'omosessualità. Ovviamente si sa che c'è questa impronta religiosa della monogamia, che serve a rendere nevrotiche le persone incatenate e rabbiose tra di loro, perché poi alla fine si litigano, e questo ci occupa del tempo, dello spazio, dei nostri pensieri, ti senti intrappolato, capito? Non è uno sfogo naturale. Ma la sessualità è proprietà del padrone, cioè la sessualità del bestiame è proprietà del padrone, è lui che decide chi si accoppia con chi si accoppia, quando si accoppia, se si accoppia, se si accoppia solo con una persona, se si accoppia. Loro dovevano, a livello di ingegneria sociale, creano dei nuclei familiari di un certo tipo, monogamici, e lì si rientra in quella cosa che credo che ho spiegato, la monomania, ossia tu devi avere un unico Dio, un unico partner di coppia, un unico migliore amico, un unico a quale essere, diciamo, fedele, come indipendente, insomma, un unico tutto, la monomania, un unico Dio, capito? Perché fa parte di come fanno a renderci nevrotici, nevrotici, capito? Perché questo ti rende nevrotico, capito? Perché poi crea delle gelosie, delle possessività, delle cose, dei rapporti distorti. Però se noi andiamo a vedere, l'omosessualità ovviamente non riproduce niente, perché due maschi che riproducono, due femmine cosa riproducono? E quindi per questo è condannata da sempre l'omosessualità. Ma da quando c'è un ordine religioso che ha preso un certo sopravvento su quello che era la normalità, l'istintualità? Se noi andiamo a vedere l'uomo primitivo, prima di tutto questo discorso delle religioni, prima di tutto questo, abbiamo una sessualità molto libera. Cioè, le persone facevano sesso non perché volevano avere figli, facevano sesso perché gli piaceva. E lo facevano con i maschi, con le femmine, tra di loro, facevano quello che gli pareva, capito? Sessualmente, facevano quello che gli pareva. Perché a quell'epoca non erano ancora proprietà di nessuno. E quindi l'omosessualità era normale. E in un certo senso era anche qualcosa che, come posso dire, qualcosa di utile. In che senso? Faccio un esempio banalissimo. Allora, sapete che l'uomo era cacciatore prima di un certo periodo, quindi quando c'era la luna piena andavano a caccia, viaggiavano vari giorni, poi tornavano con il bottino, con le bestie che avevano ucciso, e ci alimentavano la loro tribù, la loro famiglia, il loro, insomma. I maschi andavano a giri insieme e, come sapete,
maschi giovani, perché non è che campavano tanto, campavano al massimo una trentina d'anni all'epoca, erano fortunati se campavano più di 30 anni, pieni di ormoni, e questi avevano bisogno di far sesso pure quando andavano via, pure quando andavano a caccia. Per loro era normale far sesso tra di loro, lo facevano, era normale. Poi anche le donne che rimanevano sole, che insomma un po' di istinto sessuale ce l'hanno pure loro, voglio dire, non si facevano troppi problemi, capito? Poi quando i maschi tornavano e poi facevano sesso tra loro, senza farsi tutti questi problemi, capito? Non si facevano i problemi, e non si facevano problemi né in relazione all'omosessualità, né in relazione a fare sesso con chi, come, quando, il maschio che tornava, se c'erano 3-4 femmine, anche di più, faceva sesso con tutte quante. Non si facevano proprio questi problemi, erano dei nuclei familiari differenti, ovviamente, perché non si basavano sull'imposizione monogamica, ma si basavano su che cosa? Sull'istinto. Perché a quell'epoca la monogamia a quell'epoca era praticamente la condanna mortale della società umana. Perché? Perché con la mortalità infantile che c'era, i maschi morivano, avevano una mortalità molto più alta perché andavano a caccia. Quando tornavano, se quello era innamorato solo di una, aveva diciamo un rapporto monogamico con una sola di un gruppo, con altre, che ne so, 7-8 donne, perché ripeto, i maschi morivano quando andavano a caccia, perché la caccia era pericolosa, non è mica come oggi col fucile, La caccia era pericolosa, e se quello non faceva sesso con tutte e magari rimaneva incinta e poi moriva il bambino, perché la mortalità infantile era altissima, poi magari un'altra volta rimaneva incinta, moriva il bambino, poi a un certo momento moriva pure il cacciatore, morivano tutti, cioè quel nucleo là morto. Quindi là era l'istinto che guidava il comportamento degli esseri umani. Giustamente voi direte, vabbè, ma mica siamo bestie. No, non siamo bestie, però bisogna anche capire qual è la parte istintiva e quale invece è la parte imposta da delle regole religiose, che poi vengono definiti etico-morali. Etico-morale per comodo loro, perché, ripeto, sono regole che servono a gestirti come una proprietà. Cioè, non persone, infatti anche nei nostri statuti legali non siamo riconosciuti come persone, siamo riconosciuti come proprietà. Come la proprietà? Come oggetti demaniali, come se fossi una fotocapitrice, come se fossi una macchina, e questo giustifica perché, per esempio, vai al lavoro e non gliene frega niente se sta bene, se sta male, tutti pretendono, te caricano, te stracaricano, capito? Perché che gliene frega? Se tu devi fare 10 fotocopie, 100 fotocopie o 100.000 fotocopie, a te ti mettono sotto e ti fanno fare le 100.000 fotocopie finché schiatti. Dice, lo so, ma bisognava farle. Quindi non sei una persona, sei una macchina, un oggetto qualunque. Quindi, quando ti domandi come mai la sessualità ha queste regole, come mai il suicidio assistito è proibito, come mai queste assurdità in relazione a non usare gli anticoncezionali, e le risposte stanno tutte qua, capito? Quindi questo, diciamo, è un po' un piccolo chiarimento. Poi tra l'altro i cacciatori, ripeto, stavano fuori quando c'era la luna piena, tornavano quando non c'era più questa luna che brillava e aiutava nella notte, perché era pericoloso di dormire fuori, capito? Quindi invece quando tornavano nella loro capanna, nella loro grotta, erano cavernicoli, diciamo. Si proteggevano così, e guarda caso il ciclo mestruale della donna c'ha 28 giorni, che è esattamente il ciclo lunare. Come mai? Perché noi eravamo retti proprio da questo, dalla natura, e non dalla follia delle religioni, dalla follia delle religioni. In tutta questa cosa ho dimenticato di dire un particolare. Non è che si diventa omosessuali frequentando le cattive compagnie, no.
si diventa omosessuali proprio dalla nascita, uno nasce così. Infatti, se tu vedi, ci sono, senza che questi abbiano visto nessuno, dei bambini che si comportano da bambine e delle bambine che si comportano da bambini, capito? Perché nella nostra genetica c'è anche questa situazione in cui l'istinto può non essere in armonia con il corpo che hai, un momento, non è armonia con il corpo che hai in questa società qui. Perché nell'epoca preistorica era importante che ci fossero gli omosessuali, era importantissimo, perché se tutti fossero maschi alfa, e non ci fossero in quel gruppetto dei cacciatori anche quelli che gli piacevano i maschietti, che succedeva? Che tutti i maschi alfa si ammazzavano tra di loro. E lì un altro motivo di estinzione della società. Capito? E se le donne non fossero, diciamo, un po' propense a questa omosessualità, eccetera, eccetera, non dico tutte, una parte ovviamente sia per i maschi, una parte omosessuale, diciamo, per nascita, un'altra. Un altro gruppo di maschi per nascita, un altro gruppo di donne per nascita. E questo gli rimanerebbe più complesso questa cosa di vivere in gruppo senza che. Perché loro si scambiano carezze, affetto, sesso, quello che gli pareva, mentre i maschi non c'erano. Capito? Poi anche come allevavano i bambini, li allattavano insieme, cioè non è che se facevano problemi, capito? Ti appiede sto ragazzino, ti hanno proprio aiutato, l'altro aiutato. Erano praticamente, diciamo, un po' sorelle, diciamo, ecco. Non c'erano questi problemi e la società è sopravvissuta proprio per questo, perché se non c'era anche l'omosessualità, difficilmente noi avremmo superato la preistoria, molto difficilmente. Quindi, ma perché succede? Succede perché c'è un sistema di cose che ti porta a essere spontaneamente omosessuale. Non è che lo impari o perché ha frequentato cattive compagnie. Poi, tra l'altro, se a te non ti piace essere omosessuale, non ci diventerai mai. E non solo, se tu sei omosessuale, tu non riuscirai mai a smettere di essere omosessuale. Capito? Questa pure è una cosa estremamente importante da considerare. Questo, diciamo, a completamento del discorso che stavo facendo della spontaneità della vita guidata dall'istinto, che è il contrario di una vita guidata dalle imposizioni etico-morali religiose, come se la religione fosse un esempio, con tutto quello che hanno fatto di male e tuttora fanno di male, morti, guerre, torture, la Santa Inquisizione, tutta quella roba lì, ma che è la religione? Poi uno scopre che sì, le religioni sono guidate tendenzialmente tutte dallo stesso stampo di criminalizzazione sessuale, perché tu criminalizzando il sesso rendi tutti nevrotici. Cioè, d'impronta a Yahweh, no? Impronta a Yahweh, che è lo stesso fondatore, sappiamo, dell'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo, stesso fondatore, Yahweh. Nascono tutti da quei libri lì, da quel libro lì. Poi ognuno gli dà le sue variazioni, diciamo, che noi lo chiamiamo così, noi lo chiamiamo così, chiamatelo come cavolo pare, ma è lui, capito? Le religioni abramitiche sono quelle, ovviamente, no? Quelle religioni che si fondano con quello che è successo tra Mosè e Yahweh. Lì, il fondamento è tutto là, guarda caso. Proprio religioni tutte che strizzi e scersangue proprio, no? Questi testi sacri tu li pigli così, strizzi e scersangue proprio. E come puoi prenderle come punto di riferimento etico-morale? Come puoi? Però qui stiamo parlando appunto della sessualità e come la naturalità e l'istinto ha dovuto cedere il posto a queste imposizioni, diciamolo, di padroni dell'umanità, di padroni psicopatici dell'umanità.